L'opinione pubblica è divisa sull'opportunità dell'intervento militare in Libia. Se per il 45% Gheddafi andava fermato senza esitazioni per salvaguardare la popolazione civile, quasi un italiano su due ritiene invece che sarebbe stato preferibile utilizzare strumenti diplomatici e di embargo economico prima di intervenire militarmente. Stando al sondaggio che abbiamo commissionato a Demopolis, la maggioranza assoluta degli italiani sembra convinta che all'origine della guerra ci siano gli interessi economici, petrolio e gas in particolare. Il 25% cita l'urgenza di porre fine alle gravi violazioni dei diritti umani, mentre appena il 3% crede che ci sia la volontà di instaurare una vera democrazia in Libia. La percentuale di quanti condividono l'opzione militare si riduce al 39% quando si parla della partecipazione italiana, con una contrarietà del 53% dei cittadini. L'opinione pubblica appare divisa trasversalmente, a prescindere dall'orientamento ideologico e dalla collocazione politica. Demopolis rileva tra gli intervistati molti dubbi sia tra i favorevoli sia tra i contrari. Gli italiani, del resto, come conferma il trend storico di Demopolis, non amano la guerra, per cultura e timore, ma anche nella convinzione che l'intervento militare, come in Iraq e in Afghanistan, non risolverà il problema. La percezione del 38% dei cittadini è che l'Italia si sia trovata coinvolta nel conflitto in maniera quasi inconsapevole, con un ruolo subalterno, praticamente senza averlo deciso. Un quarto degli intervistati pensa che il governo abbia operato con esitazione e in modo confuso, mentre il 37% ritiene che siano stati compiuti i passi necessari imposti dalla risoluzione ONU e dalle relazioni internazionali. I due terzi sono convinti che, comunque vada, le conseguenze del conflitto per il nostro paese saranno negative. Il 40% è preoccupato per l'eventualità di una possibile ritorsione terroristica, ma altri timori sembrano prevalere. Tra i rischi immaginati, quasi i due terzi degli italiani intervistati dall'istituto diretto da Pietrovento citano l'incremento dei flussi migratori. Il 53% teme la perdita degli investimenti economici con riflessi sulla crisi energetica, il 44% il costo e la probabile lunga durata della guerra, il 31% infine teme ritorsioni delle forze libiche nel sud Italia. Il problema più avvertito, anche a causa dell'attuale emergenza a Lampedusa, rimane il modo in cui affrontare l'ondata migratoria. Il 66% sostiene che bisognerebbe pretendere un immediato piano d'emergenza che coinvolga l'intera Unione Europea. Il 52% suggerisce missioni umanitarie nei paesi del Nord Africa. Per un terzo, il problema si può risolvere con un blocco degli sbarchi e il rimpatrio degli immigrati. 3 intervistati su 10, infine, appaiono aperti all'idea di coinvolgere nell'accoglienza degli immigrati tutte le regioni italiane.